Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi in questo video andremo a conoscere meglio il sistema di fissaggio che si fa con i tasselli. Andiamo a conoscere i tasselli più comuni che abbiamo nelle nostre case e in base alla tipologia di muratura che troviamo facciamo la loro distinzione, vale a dire se una parete è piena o vuota, andremo a catalogare quale tassello è meglio utilizzare. Faremo anche una distinzione in base allo spessore del pezzo da fissare a parete. Ci capita spesso il dubbio se il tassello che stiamo acquistando può andare bene per uno spessore più o meno elevato. Di conseguenza, cercherò di darvi qualche delucidazione. Prima di entrare nel dettaglio del video, invito a chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. Nella maggior parte dei casi sono formati da due elementi: una parte in nylon gomma che ha la funzione di ancorarsi all'interno della muratura. L'altra parte è quasi sempre una vite che ha la funzione innanzitutto di sostenere il peso di ciò che dobbiamo fissare e contemporaneamente va a espandere o a accartocciare o far allargare la parte che sta all'interno della muratura. Ho qui i tasselli più comuni che normalmente si acquistano per andare a fissare degli elementi negli appartamenti. L'istinzione fondamentale che andiamo a vedere è il tipo di montaggio, il tipo di risoluzione che si deve andare ad acquistare in base al tipo di parete che si trova all'interno dell'abitazione, vale a dire se la parete è un muro pieno o un muro forato. Nel muro pieno va bene qualsiasi tipo di tassello, ad eccezione del tassello a farfalla che lo elimino al momento per evitare la confusione. Sulla parte in muratura forata, invece, bisogna andare a prendere quei tasselli dove il funzionamento avviene per espansione, quindi come in questo caso. Ma ora un passo alla volta andremo a vedere nel dettaglio il tipo di lavoro che fa ogni tassello. Facciamo finta che questo pezzo di truciolato sia tutto di una parete forata, quindi vuota all'interno, e che questo sia soltanto l'intonaco. Ho effettuato tre fori da 6 mm dove andrò a mettere questi tre tipi di tassello. I primi due hanno una funzione di accartocciarsi, quindi espandersi, e vanno bene per i muri sia pieni che vuoti. Quest'altro tipo di tassello, quindi quello classico, praticamente va ad allargarsi semplicemente in questo modo e non è adatto per un muro forato, quindi vuoto all'interno. Vi farò vedere cosa accade all'interno della parete nel momento in cui andiamo a utilizzare un tassello non adatto. Quindi cominciamo con questi. Il tassello praticamente si è avvolto su se stesso, andando a creare una forma tale da non permettere la fuoriuscita del tassello. Ve lo faccio vedere anche in questo caso. La punta è appena uscita dal tassello, quindi ora lo richiamerà verso se stesso creando una forma, chiamiamola a palla. In entrambi i casi, come vi dicevo, è aumentato lo spessore e di conseguenza la vite fa il suo lavoro. Sosterrebbe tranquillamente il pezzo che dobbiamo appendere e nel frattempo permette al tassello di rimanere fermo. Inserisco il tassello in quello che sarebbe la parete vuota o cartongesso fino ad arrivare a filo con la parete. Inserisco la vite e vado ad avvitare. Come vedete il tassello si allarga, ma realmente non sta facendo presa da nessuna parte, che troverebbe questa parte vuota. Arrivata a fine corsa, quindi arrivata a fine corsa la vite non farebbe più resistenza e il tassello comincerebbe a girare. Vite gira a vuoto senza fare nessun tipo di forza sulla parete. L'unica parte che leggermente fa presa è proprio l'inizio del tassello.
Quindi vedete, riesco a girare il giravite senza fare nessuna forza, a differenza invece di questo tipo di vite che è arrivato invece a bloccarsi completamente. Vi faccio rivedere in maniera più dettagliata il lavoro del tassello. Il piccolo trucco per identificare i tasselli è quello di vedere la punta del nylon. Se è una punta aperta come questa, o comunque non ha nessuna cucitura sulla punta, è un tassello che va bene solo per muratura piena. Nel momento in cui il tassello invece sulla punta, quindi su questa parte, presenta una cucitura, non è aperto, questo è un tassello che può servire sia per muri pieni che per muri vuoti, perché la funzione è quella di accartorciarsi, come ho fatto vedere poco fa, e quindi va ad aggrapparsi anche nella parte posteriore della parete. La sua funzione è comunque abbastanza forte da lavorare tranquillamente anche su muri pieni, anche se non si dovesse accartocciare del tutto, garantisce comunque un'ottima presa, cosa che invece al contrario questo non riesce a fare, che sulla parete, ad esempio, di un cartongesso spessore un centimetro e mezzo, il lavoro che andrebbe a fare è questo. Quindi non esce, si creerebbe comunque una rotazione insieme alla vite che non garantisce un fissaggio ideale. Vi faccio vedere nuovamente nel dettaglio e in primo piano il lavoro di questo tassello. Da notare che ha un ringrosso per evitare che il tassello possa entrare all'interno del muro. Andiamo a simulare ora quella che sarebbe una parete piena. Per fare questo ho unito due pezzi di truciolato, ho praticato un foro fra un pezzo e l'altro. Quando smonterò i morsetti praticamente avrò la sezione del foro. Per farvi vedere questo tipo di lavoro sto utilizzando questo tipo di tassello per parete piena. Vedete, la particolarità di questo tassello, vi faccio vedere, è totalmente liscio in testa. Quindi questo può essere sia avvitato con un giravite, ma può essere anche battuto con un martello. Questo andrà a far espandere il tassello e praticamente avremo la stessa identica funzione di un tassello a vite. Quindi lo inserisco nel foro con un martello, in questo caso l'ho praticamente piantato. Andiamo a smontare e vediamo così la sezione di questo tipo di tassello. Si è allargato praticamente all'interno del truciolato. Infatti mi ha creato anche qualche lesione, perché comunque non lo sto utilizzando il materiale adatto, ma il tassello è completamente fermo. Qualora volessi portarlo via con le mani, praticamente non riesco. E posso andarlo a riutilizzare tranquillamente, svitando manualmente la vite. E in qualunque momento posso andare ad utilizzare questo tipo di tassello. Quindi è un tassello che comunque non ha un'unica corsa, mi permette di poterci lavorare tranquillamente tutte le volte che voglio. Questo tassello è identico a questo, cambia soltanto la dimensione. Vi faccio vedere come praticamente, cominciando a battere con il martello, tende ad espandersi, andando a creare attrito con le pareti della muratura. Quindi questo tassello lo utilizzeremo soltanto per pareti piene. Può capitare che il pezzo che dobbiamo andare a fissare a parete è molto spesso. Di conseguenza un classico tassello non ci permetterebbe un facile montaggio, perché magari nel kit che abbiamo acquistato la vite è troppo corta. Quindi che soluzione possiamo adottare? O andiamo a montare il tassello sulla parete e poi andiamo a prendere una vite più lunga rispetto a quella che sono le dotazioni dei kit, più lunga di quanto è spesso il pezzo che dobbiamo andare a montare, o andiamo a utilizzare un tassello del genere. Questo tipo di tassello
ha l'espansione soltanto in punta e va bene per pareti piene. Quindi fatto il foro nella stessa misura, lo portiamo all'interno del pezzo. Lo abbiamo portato così, l'abbiamo fatto fuoriuscire. La parte che si espande è tutta quella che praticamente esce al di fuori del pezzo e sarebbe dentro la muratura, per intenderci. Quindi andando a mettere la vite in questo modo, e battendo, che questo è un tassello come quello che ho fatto vedere, che è il tassello che vi ho fatto vedere poco fa, a battuta, avremo così la sua espansione. Di conseguenza, se questa è la parete, questo pezzo qui risulta perfettamente ancorato. Possiamo svitarlo tranquillamente con un giravite. E riavvitarlo tutte le volte che vogliamo. Considerate che questo è all'interno di un muro pieno, quindi avremo un fissaggio ideale. Un tipo di tassello molto particolare ma molto molto funzionale è il cosiddetto tassello a farfalla. Questo tassello è l'ideale per andare a montare lampadari pesanti sul tetto. Il tetto nel 90% dei casi è un muro forato, quindi un muro vuoto all'interno. Di conseguenza un classico tassello potrebbe entrare e qualche tempo dopo cominciare a rallentarsi fino a cascare a terra. Questo tipo di tassello invece praticamente presenta una molla in testa con due pezzi pieghevoli che, entrati all'interno della muratura, in automatico si espandono e permetteranno al tassello di non cadere mai più. C'è da dire che è un tassello che una volta smontato non può essere più utilizzato, perché nel momento in cui andiamo a svitare completamente la barra filettata, questo pezzo in testa è completamente libero di muoversi e di andare per i fatti suoi. Infatti, faccio vedere, sono pezzi che si possono smontare tranquillamente, quindi andremo a perdere il pezzo di testa e non si potrebbe più riutilizzare. Vi faccio vedere come funziona in breve. Dimensionato il tassello, si va a misurare la larghezza della testa, che in questo caso è di 10 mm. Il foro deve essere fatto anche qualche millimetro più largo, quindi ipotizzando che questo sia il soffitto, inserisco il tassello e in automatico questo non potrà più cadere. Ho così una forza di tenuta rispetto alla trazione enorme. Quindi lo vado a serrare semplicemente in questo modo, così, e aiutandomi anche con la rondella e il dado che c'è in dotazione, completerò così il fissaggio. Ovviamente il tassello va dimensionato in base al peso di ciò che deve sostenere. Un altro tassello ancora che trovo molto utile da avere a casa è questo tipo di tassello in nylon con rondella, e in punta presenta un dado che, una volta che si andrà a comprimere con la vite, espanderà il tassello. Questi li trovo molto utili nel montaggio delle staffe RG Pensili. Facciamo sempre il solito esempio su una parete sia piena che vuota, questo va bene per entrambi gli utilizzi. E questo è il suo movimento. A differenza dei primi tasselli che vi ho fatto vedere, cioè questo, che girerebbe a vuoto con la vite, questo qui invece, praticamente, grazie al tassello a forma di cuneo, praticamente va a serrare completamente il nylon all'interno del foro che andiamo a fare. Quindi vi dicevo, per questo, che va bene sia per muratura piena che per muratura vuota. Ultimo tassello che voglio farvi vedere è il classico tassello a scomparsa per reggere le mensole. Questo praticamente è formato da una parte in nylon con la testa in metallo, una parte in ferro, che praticamente sarà utile per andare a inserire la mensola. In testa è formato in questo modo: abbiamo una rondella che aiuterà la compressione del nylon. In testa qui c'è un dado. Questo andrà a comprimere il tassello, creando un attrito così all'interno della muratura. E va bene per qualsiasi tipo di muratura,
sia forato che pieno. Vi faccio vedere come si utilizza. In questo caso ritroviamo alla base del nylon la dimensione del tassello. Questo è un 12 mm. Sulla parete conviene sempre lavorare allargando il foro gradualmente, quindi non vado a lavorare direttamente con una punta da 12 mm, ma partirò con una punta da 6 che mi farà la guida e mi allargherò fino ad arrivare alla dimensione che mi serve. Vado sempre a sfruttare il mio pezzo di truciolato come campione, quindi fatto un foro da 12 mm, vado a inserire il tassello e praticamente piano piano, in questo modo così, chiuderemo con una pinza o con una chiave. Andiamo praticamente a ruotare la parte in metallo. In automatico il nylon si andrà ad accartocciare e così facendo praticamente il tassello non potrà più uscire. Così il tassello è arrivato a fine corsa. Praticamente, come vi dicevo, anche se il muro dovesse essere forato, non cartongesso e che rischieremo di spaccarlo, abbiamo una tenuta tale che permetterà al tassello di non uscire dalla parete. Quello che per molti può essere un argomento banale, abbastanza conosciuto, per altri invece può essere spunto per imparare qualcosa di nuovo. Spero che queste piccole nozioni possano essere utili a qualcuno e che ora magari avete qualche dubbio in meno nel momento in cui dovesse andare a fissare qualcosa sulla parete. Ricordo, per chi non l'avesse fatto ancora, di iscrivervi al mio canale. Non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima!